Grazie Presidente. Allora, io sottolineo questo, la mozione in sé è condivisibile. Adesso io non so quando il consigliere Figliomeni l'ha presentata, però lui stesso ha citato una commissione politiche sociali nelle quali appunto la Presidente Catini ha convocato i municipi, i centri anziani nella persona dei coordinatori e si è fatta una sorta di ricognizione. Da questa ricognizione è emerso che in sostanza i municipi stanno predisponendo le manutenzioni e molti dei centri anziani stanno aprendo. È chiaro che alcuni di essi non possono aprire per alcune problematiche, ma ricordiamoci che compito dell'amministrazione è sì dare luoghi di aggregazione e incentivare i luoghi di aggregazione, ma soprattutto la tutela della salute, soprattutto delle persone fragili. Quindi il Dipartimento ha stilato delle linee guida a cui i municipi hanno dovuto uniformarsi per la riapertura in sicurezza. E da questa commissione, devo dire, è emersa veramente uno spirito collaborativo. Molti municipi si stanno adoperando, stanno procedendo alle manutenzioni che ricordo sono in capo ai municipi come competenza. E quindi è emerso questo dato positivo, collaborativo. È chiaro che non abbiamo risolto tutti i problemi, ma man mano, nell'ottica di questo spirito collaborativo, ci auguriamo che tutti i centri anziani al più presto riaprano. Solo per questo motivo il movimento consegnerà il voto di astensione, ripeto, non per il contenuto, ma perché si sta procedendo in tal senso. Grazie.